Benvenuti a Discutiamone Insieme, la nuova trasmissione a cura della redazione di Sesta Rete, nata per approfondire gli argomenti del nostro territorio. Diamo subito il benvenuto alle nostre ospiti di oggi, la consigliera regionale del PD Fiammetta Capirossi e la consigliera regionale di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista Serena Spinelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di addentrarci in quella che è la tematica della trasmissione di oggi, voglio subito chiedere alla consigliera Serena Spinelli, appunto la sua scelta. Serena, la nostra trasmissione, come sapete, è impostata in un dibattito tra consiglieri, di partiti divergenti. Serena Spinelli, ricordiamo che non è più del PD. Come mai questa scelta? In breve, Serena. Sì, certo, io non mi ritrovavo più soprattutto sulle dinamiche nazionali, sulle scelte politiche nazionali con quello che è il Partito Democratico, di cui ho fatto parte fino a pochi mesi fa, e quindi la mia scelta è stata sofferta ma anche quasi automatica rispetto ad una serie di prese di posizioni nazionali su cui non mi trovavo più in linea con il partito e anche dal punto di vista di una serie di scelte culturali su cui il Partito Democratico in questi anni si è mosso non mi appartenevano più. Definire però in questo momento la mia relazione con il Partito Democratico a livello regionale divergente diciamo, non sta proprio nei fatti, noi facciamo parte entrambi della maggioranza e quindi è un rapporto, un lavoro di una coalizione per quanto i numeri del Partito Democratico siano assolutamente superiori a quelli miei, insomma. L'argomento di oggi infatti vi vede perfettamente in linea. Oggi andremo ad affrontare che con l'approvazione definitiva delle modifiche al piano sulla gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati della Regione Toscana è appunto prevista la cancellazione dell'inceneritore di Selvapiana. Prego, cosa è stato fatto in consiglio? Iniziamo da Fiammetta Capirossi. Sì, innanzitutto diciamo che quello che è arrivato in consiglio è l'atto finale della cancellazione dell'impianto di Selvapiana. Il lavoro iniziale, come ben sapete, è partito nel 2010 quando praticamente seduti a un tavolo si sono resi conto che, proprio descrivendolo in modo spicciolo, sono resi conto che i rifiuti che confluivano all'impianto non erano sufficienti perché l'impianto avesse la funzionalità al 100%. Da qui è partita l'idea di poter fare a meno dell'impianto stesso. Tutta un'intera area, Val di Sieve, Val d'Arno, si sono mossi i sindaci, in primis i cittadini, in secondo piano perché il risultato ottenuto è grazie al lavoro coordinato fra le amministrazioni, l'amministrazione centrale, regionale, le amministrazioni locali, Ato Centro, i due gestori AR Impianti e AR insomma, Raccolta Rifiuti e il lavoro capillare fatto dai cittadini, perché mentre non erano sufficienti i rifiuti per far funzionare l'impianto al 100%, al tempo stesso era necessaria una presa di coscienza ancora più forte da parte dei cittadini perché si rivolgessero sempre di più a quella che è la raccolta differenziata per diminuire ancora i rifiuti e per poter fare a meno dell'impianto. Questo è stato il là che ha fatto partire tutto il percorso che poi è arrivato in Consiglio regionale con la modifica del piano e quindi praticamente l'impianto è stato tolto da quello che è il piano regionale impianti, insomma, di incenerimento. Infatti è stata una scelta molto voluta, io direi, da tutta la comunità. Gli stessi sindaci, in primis, per 3 anni si sono mobilitati per arrivare a questo, Serena Spinelli. Sì, io devo dire che in questo territorio si sono mosse più azioni in maniera convergente e anche molto responsabile, nel senso che non si è dato il via semplicemente a un moto d'opinione contro l'inceneritore e contro chiaramente i timori che si hanno nei confronti dell'incenerimento e della termovalorizzazione, ma anche un'azione svolta dai territori, dalle amministrazioni per far sì che ciò che veniva incenerito potesse essere in qualche modo sostituito da una modalità diversa di raccolta e da una differenziata più spinta. Questo significa fare un lavoro amministrativo che non è solamente di contro un elemento come può essere un termovalorizzatore, ma anche trovando le possibili soluzioni per far sì che questo impianto non fosse più necessario. Il Consiglio regionale sostanzialmente si è allineato e ha fatto proprio una presa di posizione di un territorio tutto, rivalutando anche il fatto che la differenziata è arrivata a livelli tali che ha consentito il non mantenimento dell'impianto stesso.
Questo mi sembra che sia uno dei modi giusti e corretti con cui si lavora tra istituzioni, territori e istituzioni di livelli diversi. E anche interazione con i cittadini è un'interazione positiva e quindi credo che il risultato vada, soprattutto ne vada dato merito a questo territorio. Noi abbiamo fatto un voto, una ratifica di una scelta che ha presupposto un grande lavoro e su cui chiaramente non potevamo che essere d'accordo e contenti per questo territorio. Senza un atteggiamento pregiudiziale rispetto alla termovalorizzazione, però ecco, in questo senso... Effettivamente quando... Tra i cittadini soprattutto si era sparso molto terrore, chi certo. Gridava può portare il cancro, può... La discussione sulla termovalorizzazione è una discussione molto accesa e molto complessa. Noi credo che dobbiamo sempre tenere al centro il fatto che sullo smaltimento dei rifiuti non ci può essere una ricetta sola e che tuttavia lo smaltimento dei rifiuti è un elemento strategico, non solo per le amministrazioni ma oserei dire per la vita di tutti noi, nel senso che veramente l'investimento su come si riciclano i rifiuti, su come si riducono, su come si fa anche una tariffazione puntuale, su tutta una serie di strumenti che stanno intorno alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, a mio avviso è un elemento strategico per la vita dei nostri territori e anche per le scelte politiche che noi dobbiamo compiere, perché inevitabilmente i rifiuti esistono, però noi possiamo attivare una serie di strategie perché questi siano sempre meno e sempre più degradabili e come intorno ad essi si possa anche creare anche un'azienda che genericamente si dice di riciclo, però la parola non basta a definire il tanto mondo che esiste intorno a questo tema. Un tema che vi ha toccato particolarmente da vicino perché oltre ad essere membri del Consiglio regionale della Toscana siete anche del territorio, delle nostre zone, giusto Fiammetta Capirossi? Sì, giusto. Comunque come diceva adesso Serena, non c'è, allora diciamo che la programmazione regionale deve avere delle basi certe, nel senso che è giusto andare sempre verso una politica circolare dei rifiuti, perché come ben possiamo comprendere, se non si diminuisce la produzione, se non si va verso il riciclo, il riutilizzo e se non si studiano i metodi che portano ad avere minori rifiuti di quelli da incenerimento, in parole povere, non possiamo attuare al tempo stesso la politica che è quella di calibrare gli impianti di incenerimento in merito a quelle che sono le esigenze vere. E questo è lo scopo che ci dobbiamo prefiggere, infatti è questo lo scopo che è contenuto nella proposta di risoluzione che abbiamo approvato proprio nel Consiglio, dove abbiamo approvato anche l'abolizione dell'impianto di Selvapiana. E diciamo che i rifiuti sono una materia centrale, sarà una materia centrale penso per diversi anni all'interno di questo secolo, perché capire che invece di essere un rifiuto possono diventare una risorsa e capire come poter gestire questa risorsa è diciamo la materia più attuale. E siamo stati attaccati al Movimento 5 Stelle di aver fatto una legge che avevano pensato loro, però non è che noi facciamo le leggi per fare rispetto al Movimento 5 Stelle. Ricalca, è stato detto, esatto. Sì, che ricalca, è che probabilmente visto la contingenza dell'argomento e visto la problematica che è veramente una problematica che sta esplodendo da ormai da qualche anno, tutti ci stiamo attrezzando a trovare delle soluzioni e non a caso le soluzioni ottimali probabilmente sono quelle, non è che dobbiamo inventare chissà che cosa. D'altra parte i rifiuti non è che si possono trasportare su Marte, nemmeno si possono disintegrare oppure arrivare, come dicono loro, a rifiuti raccolta differenziata 100%, rifiuti zero. Cioè questo è praticamente impossibile, perché anche riciclando, anche riutilizzando, anche ritrattando le materie, poi arriva a un certo punto quando il ciclo di riciclo, scusate il gioco di parole, termina, hai sempre un rifiuto terminale che può essere il più ridotto possibile, e lo scopo nostro è quello che sia il più ridotto possibile, però avrai sempre una materia finale che deve andare in un impianto di incenerimento. Quindi lo scopo è ridurre il più possibile, calibrare gli impianti a livello regionale in modo più accurato e farsi aiutare dalla tecnologia per far sì che questi impianti, invece di sembrare dei mostri, possano solamente essere un aiuto per quello che è la nostra gestione di tutti i rifiuti insomma, regionali. In molti hanno esultato sul fatto appunto che ci sarà la cancellazione dell'inceneritore di Selvapiana.
Ora però sorge un'altra questione spinosa, questi 2,5 milioni spesi per la progettazione. Sì, lo comprendo e sicuramente c'è da ragionarne, ecco, però io credo che dobbiamo veramente valutare l'obiettivo raggiunto, ecco. E qui anzi c'è da fare un ulteriore lavoro perché quest'area va ripensata e quindi le amministrazioni hanno anche il dovere e il diritto di ripensare quest'area per rivalorizzarla e quant'altro, quindi attendiamo, anche nel piano c'è descritto la possibilità di come modificare l'impianto, quindi comprendo, c'è stata una valutazione iniziale per valutare l'allargamento del termovalorizzatore. Mi viene da dire però che se qui fossimo oggi a discutere del fatto che l'abbiamo allargato e sostanzialmente non c'erano i rifiuti da far bruciare al suo interno, avremmo comunque una polemica in corso corretta e giusta da dover discriminare e da dover sciogliere. E avremmo anche speso dei soldi in più, quindi insomma comprendo, ci sono anche valutazioni che a volte possono essere viste, insomma la coerenza è un valore, ma anche ripensare a quel che si è fatto in vista di una scelta migliore o più opportuna è comunque un valore da tenere presente, a mio avviso. Tati Rossi? Sì, no, più o meno la linea di pensiero è quella, anche perché come ha detto Serena, se poi l'impianto andava avanti, se veniva realizzato, se veniva ampliato e poi dopo non aveva la funzionalità al 100%, era invece di spendere 2,5 milioni di progettazione, magari ne venivano spesi, non lo so, 20, 30, quello che era, e quindi diciamo, il dispendio di denaro pubblico sarebbe stato ancora maggiore con una funzionalità praticamente non al 100%, quindi era ancora, diciamo, forse discutevamo ancora di più di uno anche spreco di risorse pubbliche. Sarebbe stato tutto molto aggravato. Sì, anche perché comunque avremmo discusso sul fatto che i cittadini non sarebbero sentiti comunque sicuri, insomma c'è tutta una serie di, come dire, la bilancia pende da parte della positività, ecco, al fronte di questo aspetto. Volevo solo riprendere un attimo quello che diceva Fiammetta rispetto alla risoluzione del Partito Democratico sull'economia circolare, che anch'io ho votato convintamente, perché è vero che il Movimento 5 Stelle si è risentito, diciamo così, il Partito Democratico ha fatto una risoluzione che poi avvierà un percorso rispetto a una proposta di legge, però ecco, io comprendo che ognuno di noi politicamente è geloso dei propri temi, io penso però che lo smaltimento dei rifiuti non possa essere patrimonio solo del Movimento 5 Stelle e che anzi una forza della sinistra abbia il dovere di pensare allo smaltimento dei rifiuti in maniera corretta. Insomma, in questo Paese gli scenari di smaltimento dei rifiuti non corretto sono tanti e credo che in Toscana questo noi vogliamo assolutamente evitarlo sostanzialmente. Comprendo, però ecco, sbaglierebbe la sinistra se lasciasse questo tema soltanto al Movimento 5 Stelle, a mio avviso. Sono sotto gli occhi tutti i giorni, se si pensa alle discariche che sono bruciate accidentalmente, lo metto fra virgolette, in questi giorni che c'è stata l'emergenza incendi boschivi, guarda caso in alcune zone d'Italia, oltre ai boschi, si sono autoincendiate anche delle discariche e questo fa un po' pensare. Diciamo che è un tema molto caldo, è un tema che, come ho detto prima, ha preso la discussione da diversi anni e andrà avanti anche nei prossimi anni, però se non l'affrontiamo mai non arriviamo a una soluzione finale. Ora mi è venuta in mente una cosa mentre si parlava, riflettevo, in questo momento a Scarperia in queste settimane stiamo scavando il sito archeologico di Montalcianico, è un sito che ha più di 700 anni e in sito abbiamo ritrovato dei pezzi di vetro e dei pezzi di metallo e le archeologhe non se ne fanno una ragione, perché nel Medioevo il vetro e il metallo era raro e quindi veniva sempre riutilizzato e niente, ora pensavo a questa cosa e l'unica giustificazione è che il sito di Montalcianico è stato abbandonato velocemente perché era un castello conquistato. Quindi voglio dire, dal Medioevo si parlava già di riciclo, di riutilizzo, perché le materie prime erano importanti. Poi diciamo che andando avanti negli anni ci siamo un po' evoluti e questo ha fatto sì che abbiamo prodotto più rifiuti rispetto a quello che potevamo anche permetterci. E quindi il riciclo deve essere per forza, il riciclo e l'utilizzo deve essere per forza il nostro progetto futuro, anche perché le materie prime non arriveranno a un punto di esaurimento se non le ricicliamo e le utilizziamo. Fortunatamente in Toscana non c'è una vera e propria emergenza rifiuti, però comunque
una questione molto importante, dirimente. Sì, sicuramente, oltre ad essere importante e dirimente, io credo che intorno al riciclo, all'economia circolare rispetto ai rifiuti, si possa pensare di creare anche tanti posti di lavoro, e visto che uno dei problemi del paese è anche questo, credo che questa pensare il sistema in maniera complessiva e circolare dia risposte non solo all'ambiente, ma dia risposte ad un lavoro che sia anche ecocompatibile in qualche modo. Per cui in realtà è un tema che non possiamo scansare, ma che dobbiamo assolutamente affrontare, ragionare senza slogan, in maniera molto per il bene comune. Sì, sì, anche perché portare a un riciclo e una raccolta differenziata elevata vuol dire quasi matematica, quasi la raccolta porta a porta, che è una raccolta un pochino più gravosa da un punto di vista personale, quindi si apre il giro, diceva adesso Serena. E io aggiungo solo una cosa a questo: vanno formati i cittadini, perché non è vero che io a volte si sente i famosi slogan nel bar, no? Dice, ma gli anziani a raccolta differenziata non la fanno. Non è vero, perché io conosco tantissime persone che la fanno, sia anziani che giovani, e tantissimi giovani si rifiutano di farla per motivi forse più di fatica e non altro. Diciamo che la raccolta differenziata spinta si ottiene solo con il porta a porta, perché te hai i sacchetti, sei obbligato a metterli fuori in determinati giorni, e quindi la politica deve fare il suo, però anche i cittadini devono fare il suo, perché se non hai la rispondenza, come abbiamo avuto in questo territorio, dei cittadini che si sono impegnati, hanno portato la raccolta differenziata in alcune zone sopra il 90%, è difficile anche poter portare avanti quelle che sono le direttive che abbiamo votato all'interno della risoluzione in questi giorni. Ci vuole un impegno a 360 gradi dell'ambiente in cui viviamo e che vogliamo anche tramandare alle future generazioni. Sì. Beh, sì. Io credo che non possiamo sempre demandare agli altri, ci vuole sempre un impegno collettivo. Ecco, la politica ha il dovere maggiore nel pensare e nell'elaborare le proposte e farle diventare azioni, e i cittadini devono essere, come dire, partner attivi di questo, ma nell'interesse non tanto della politica quanto di noi stessi. Ecco, questo ambiente ha bisogno di essere salvaguardato e anche ristrutturato, a mio avviso. E, insomma, mi pare che siamo già un pezzo avanti, ecco, forse siamo già anche molto in ritardo. Sì, ci stiamo ingegnando per distruggere abbastanza, sì. Tornando un attimo alla politica, alle votazioni in consiglio, voi avete sollevato le divergenze, insomma, non le divergenze, le polemiche del Movimento 5 Stelle. Ci sono state anche altre polemiche, per esempio Fratelli d'Italia, Donzelli. A lui come rispondete? Ma devo dire, non saprei, nel senso che spesso l'azione politica finisce in una polemica che è quasi gossip. Io credo che, indipendentemente dalle polemiche che fanno gli altri, io credo che si debba rispondere con le azioni e con i progetti e con le idee da proporre ai cittadini. Noi abbiamo il dovere di rispondere alle istanze delle persone. Ecco, spesso immagino quando i cittadini ci guardano in streaming e vedono un livello di polemica che sta molto nelle nostre stanze, nelle nostre discussioni, non credo che questo interessi francamente nessuno. Ecco. C'è un dovere di chi ha la maggioranza e quindi governa e guida la regione, sia dal punto di vista consigliare che dal punto di vista della giunta, di rispondere a quelle che sono delle problematicità forti e importanti, e poi di tornare a rimisurarsi alle elezioni successivamente, quando costruisce idee e proposte, cercare di farle condividere e abbracciare il più possibile dai cittadini a cui noi queste proposte le facciamo. Le polemiche le lascio francamente alla disputa all'interno del Consiglio regionale, fa molto parte, devo dire, sono stati 2 giorni in cui, insomma, c'è stata una sorta di Donzelli Day, insomma, che è abbastanza pressante, però insomma fa parte della dinamica politica e finisce un po' qua, ecco. Fiammetta Capirossi, la vediamo asserire, quindi è concorde con... Sì, sono concorde. Poi Giovanni ha un modo molto plateale di stare in consiglio, e io penso che se non facesse il consiglio regionale sarebbe stato un ottimo attore, perché veramente la capacità che lui ha di rapportarsi anche su questioni che magari può anche forse condividere, però di fare queste
sceneggiate è veramente a volte anche un po' divertente, perché insomma stare giornata intera in consiglio, ogni tanto un'interruzione di Giovanni Donzelli risveglia fino agli animi. No, a me è fatto molto più specie invece l'opposizione del Movimento 5 Stelle, proprio per il discorso che loro si sono sempre fatti paladini, portatori di quelli che sono i valori dell'economia circolare dei rifiuti, si sono fatti paladini del no incenerimento, rifiuto zero, e quindi il loro voto contrario a me è rimasto un po' indigesto, devo essere sincera. È stato serena. Nel senso, io credo che abbiamo voluto, su questo atto c'è stato caricato un'impostazione dello smaltimento dei rifiuti che comprende tutta la Toscana. Ritirando fuori insomma una serie di discussioni su altri impianti di termovalorizzazione e sul piano complessivo dei rifiuti. Questo era un atto molto puntuale a mio avviso, che investiva l'impianto di Peccioli, che ha una natura diversa dalla termovalorizzazione, e la chiusura dell'impianto di Selva Piana. Nella discussione politica si è voluto caricare quest'atto di una, come dire, di una lettura complessiva del sistema di smaltimento dei rifiuti e di riciclo dei rifiuti toscano. Dispiace, però ecco, comunque l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Forse non aver caricato, a volte però nella discussione tra maggioranza e opposizione è chiaro che votare un atto significa esporsi anche a concordare una complessiva visione, e questo nonostante la peculiarità di quest'atto specifico, le opposizioni hanno preferito scegliere di fare diversamente. Ecco. Non è una giustificazione, io credo che su quest'atto potevamo avere un atteggiamento comune, però insomma, la politica è fatta anche di contrapposizione, altrimenti sarebbe tutto molto meno, anche meno costruttivo in qualche modo, anche della discussione accesa vengono fuori poi possibilità di modificare le tue posizioni, di arricchirle, e questo è un po' il gioco delle parti. Ripeto, la scelta è stata perché su questo atto non si è vista, non si è voluta riconoscere la puntualità dell'atto, quindi che stabiliva su Selva Piana e Peccioli, ma si è voluto caricarlo di un peso regionale, ecco, e non puntuale. Secondo me, ecco, questo, sì, la trovo in questa spiegazione qui, il voto loro. È stato tutto il risultato di un lungo percorso, questo atto finale che prevede appunto la cancellazione. Questo è credo sia il secondo o terzo atto che noi votiamo per... perché chiaramente ci sono stati passaggi diversi, e tra l'atto che abbiamo votato a marzo e questo ci sono state il tempo delle osservazioni fra i mesi sostanzialmente, e quindi insomma un percorso lungo che è partito dai territori di revisione della modalità di smaltimento e che arriva con almeno tre atti diversi in Consiglio regionale, come è normale che sia, insomma, un percorso legislativo sì, normale. Senza considerare anche che era già passato anche in commissione, dove c'era stata anche l'audizione del sindaco di Rufina, e dove, e io ci ritorno sopra, ma mi è rimasta di traverso, dove Giannarelli è in quella commissione che è, diciamo, un po' il portavoce del Movimento 5 Stelle, anche se loro fanno un po' girare in questa funzione. E quindi lui ha sentito dalle parole del sindaco del territorio dove è l'impianto, quello che è il percorso che hanno fatto, e so che si è anche complimentato, quindi poi da una parte si complimenta, da quell'altra votano contro. Queste logiche, non logiche, non le capisco. Non possiamo rispondere perché non è il Movimento 5 Stelle, non è qui, però io colgo fin da adesso l'occasione per invitarvi ad un'altra puntata, a questo punto, di confronto proprio col Movimento 5 Stelle. Invitiamo sia voi che loro e vediamo cosa verrà fuori. Ci proviamo a misurarci senza grandi imbarazzi, anzi. Avete qualcosa da aggiungere? No. Sul è stato comunque detto tutto? Sì, adesso c'è il pezzo più bello, cioè la riqualificazione di quell'area, insomma, e la riorganizzazione di quell'area, aspettare ai territori muoversi, ma hanno dato un contributo di grande responsabilità e capacità in questa fase precedente, credo che lo dimostreranno anche nelle fasi successive. Il bello viene adesso. Sì, penso proprio di sì, e penso che, come abbiamo detto fino adesso, le vallate della Val di Sieve e del Vadano possono solamente essere fiere del lavoro che hanno fatto. Perfetto, io allora termina qui la nostra puntata di oggi, discutiamone insieme, vi ringraziamo di essere state con noi, grazie a
Fiammetta Capirossi, consigliera regionale PD, grazie a Serena Spinelli, consigliera regionale Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista. Grazie. Vi invitiamo a continuare a farci sapere la vostra opinione attraverso la pagina Facebook ufficiale di Sesta Rete oppure la mia, Laura Olimpia Sani. Aspettiamo di sapere le vostre opinioni. Ringraziamo ancora una volta le nostre ospiti di oggi. Per oggi quindi è tutto, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.